Buongiorno a tutti, ben arrivati. A chi non c'era prima, do il benvenuto adesso. Chi c'era prima ha visto anche un po' del webinar intraday, che poi oggi è stato un po' una risposta alle domande di chi magari aveva qualche dubbio per qualcosina. Abbiamo visto però come sulla sterlina dollaro, come sul dollaro yen, e il segnale che io non so il perché, poi andrò con calma a guardare il perché il sistema mi ha chiuso l'operazione praticamente a zero. Perché il trade è stato fatto qui, quindi praticamente il trade era questo e è già in guadagno di 10 pips. Non riesco a capire perché me l'ha chiuso, ma non importa. Comunque, chi l'ha fatta questa operazione o chi sta usando il metodo semi-automatico del Light 2.0 sta facendo un bel trade sul dollaro yen, che sta partendo veramente bene con una bella candela H1 al rialzo. Quindi, Giuseppe, non so, ce l'hai ancora aperta? Visto che ci sei, c'è ancora aperta la tua operazione? Ok, un attimino che cambiamo lo schermo. Perfetto, mi sentite, no? Tutto bene? Perfetto, mi sentite. Allora, Giuseppe, mi dai per favore la risposta se il dollaro sì, è ancora aperta? E invece vedi, non capisco perché il mio sistema me l'ha chiusa. Me l'ha fatta la stessa cosa, me l'ha fatto sull'euro sterlina stamattina. Boh, forse è un problema di server. Ma non lo so. Ok, comunque se l'hai ancora aperta e sta andando bene. Il long è l'aspetto della settimana scorsa. La settimana scorsa. Ma, Giuseppe, fai quello che devi fare, devi fare un long. Se mi scrivi così non so neanche dove e come, quindi dovresti scrivere anche su quale coppia. Comunque non importa. Andiamo avanti adesso l'Outlook Weekly, quindi passiamo ai grafici con un time frame un po' superiore. Abbiamo l'euro-dollaro, però, che la candela H1 si sta rimandando tutta, e secondo me, tra un pochettino, proprio queste tecniche qui sono quelle più semplici. Se guardate, prendiamo questo massimo qui, a questo minimo qui, guardate dove siamo. Poi possiamo anche abbassarlo a questo, però, uguale, guardate dove siamo, sono sul 50%, quindi si torna giù. Questa è la zona a cui dovrebbe ritornare l'euro-dollaro. Giù praticamente per continuare la sua discesa sull'H1 e andare a toccare il pivot che è fermo qui in alto, quindi sono ancora 26 pips. La cosa è che la sterlina dollaro non si è fermata, vedete, è salita ed è tornata qui, quindi siamo sotto il pivot. In sterlina dollaro, se chi vuole, potrebbe fare uno short da questa zona qui praticamente, ok? Questa zona qui che è 1,31,29, quindi me lo segno anche qui, 1,31,29. 1,31,29, ah, non ce l'ho qui. Stellina dollaro, ti devo aggiungere. Allora, ti aggiungo, ah, ti posso aggiungere qui. Stellina dollaro, ok. Troppi conti aperti. 1,31,29. Su questo breakout qui si potrebbe fare una situazione short, ok? Quindi, stellina dollaro, aspettare di nuovo la continuazione su questa zona qui, mentre l'euro sterlina che anche qui mi ha chiuso stamattina il trade appena aperto, non capisco il perché me l'ha chiuso e continuava a salire. Comunque qui c'aveva una situazione rialzista, vedete che ha fatto un istogramma verde, quindi in short USD Yen sì, su 5 minuti, ma un'operazione molto 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 veloce, Giuseppe, vedi? E qui quindi si entra su questa zona qui per andare a prendere pochi pips, ma rientra, accelera fino a questa zona, sono 20 pips, ma già a 10 si può prendere profitto. Tutta un'altra operatività che magari non c'entra neanche con il metodo fascia. Guardando il metodo fascia qui, però, noti che c'è già l'istogramma rosso, quindi se rompe continuerebbe e c'è la chiusura della campana gaussiana. Quindi siamo in trend ribassista sulla campana gaussiana di USD, GBV, USD, cioè sterlina, dollaro. Ok, basta per l'intraday, ne abbiamo già fatto tanto. Andiamo a vedere che cosa ci offre l'Outlook Weekly. Vedo che c'è anche Gert. Ciao Gert. Allora, non so se parli l'italiano, ma mi sa di no. Ti è capitato in un webinar italiano, ma io ti conosco dai webinar che ogni tanto faccio anche in tedesco. Allora, benvenuto. Ok. Benissimo, andiamo avanti. Sarebbe bello che ci fosse una lingua internazionale per tutti. Guarda, nel mondo le hanno trovate tutte, 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 ma fanno dell'inglese praticamente, devono imparare l'inglese tutti perché è la lingua del mondo. Invece no, dovrebbe essere una lingua per tutto il mondo, proprio che da bambino impari solo quella, ok?
Quindi se è l'inglese, deve essere quello. Ciao Marie, sei arrivata un po' tardi, ti sei persa anche l'appuntamento precedente. Comunque non importa. Ok, partiamo esattamente dalla sterlina dollaro, però dobbiamo mettere l'outlook qui, perché sennò non ci siamo. Poi come sta andando? Vado a vedere un attimino, mi alzo perché vado a vedere se si sta scaldando qua. Il termosifone, che comincia qui a fare il freddo. Allora, chiudiamo anche la porta. Allora, benissimo. Allora, eccoci qua. Ah, perfetto. No, si capisce un po' di italiano? Grazie, perché no? Grazie. Benissimo. Poi, se mi vuoi contattare, grazie, mi mandi la mail. Guarda, ti do il mio indirizzo. So, we have to my email, when you most discuss to me per mail, contact me, then come on, per Skype, per Reden, in business, eh? Ok, continuiamo in lingua italiana per non andare poi a confonderci, no? Benissimo, webinar in italiano, dobbiamo fare in italiano. Allora, piccola parentesi, ogni tanto faccio dei webinar in tedesco, per magari chi si appassiona un po' delle mie strategie, mi viene a trovare anche nei webinar italiani, quindi cerco sempre di mettermi in contatto con tutti se magari qualcuno ha un'idea o vuole conoscermi, penso io. Bene, allora, la sterlina dollaro, tanto guardiamoci un attimo l'S&P 500 che è in una zona di short, in zona di short l'S&P 500 perché dopo il webinar che ho fatto serale, non so chi c'era, tanti paio di voi sicuramente c'erano, a vedere la mia idea di quando... cosa succederebbe se viene rieletto Trump o se non viene rieletto Trump e c'è Biden? Quindi ho fatto un po' di analisi e l'analisi rimane questa, cioè non è che non sono uno che le cancella perché magari è andata male l'analisi o è andata male, sta andando male. Questa è l'idea di short, in questa zona qui c'è lo short. Perché? Bene o male, Trump è un presidente che per l'America ha fatto del bene economicamente, ok? Quindi adesso con le elezioni di Biden potrebbe succedere che i mercati ne risentano i primi mesi, dicono così, si legge così, potrebbe essere, ma siccome la situazione la vedo un po' stabile, comunque in ogni caso tecnicamente da questa zona qui cercare uno short e da qui cercare di un long per l'S&P 500. Il DAX ha preso la forza di salire, infatti ha fatto un gap, quindi sarebbe da vendere in chiusura di gap. Comunque ci abbiamo un segnale rialzista. Però andiamo a vedere. Visto che stiamo guardando, andiamo a vedere la sterlina dollaro che come coppia mi piace sempre di più perché paga molto. Quindi andiamo a vedere la sterlina dollaro sul grafico weekly. Siamo in una zona un po' strana, un po' vedi che lo short non l'ha ancora fatto a 1,3129. Comunque, non è andato a rompere il minimo per te, Giuseppe. Allora. In questa zona qui abbiamo una zona di lateralità che poi si è spostata un po' a rialzo, ok? Siamo al massimo di questa candela qui, è una congestione non troppo chiara, quindi non la chiamerei neanche congestione, è un grafico che si muove a rialzo. Dopo questa settimana qui, che ha fatto una bella candela lunga rialzista, sta aprendo il mercato facendo questo risultato che poteva il ribassista. Allora potrebbe essere un'idea che il mercato si riporta in fase laterale sui minimi di questa zona, quindi pensarla così. Non abbiamo né segnali della banda di Bollinger alta né segnali della banda di Bollinger bassa o centrale. In quella centrale dovrebbe dare un segnale rialzista per tornare in questa zona. Vedo che si stanno un po' le due medie dello stocastico si sono lateralizzate. In questa zona dove stava per dare un segnale short era questa. Allora, partiamo dall'idea che questa zona qui, lo mettiamo più da qui, una trend line. Vediamo se la mettiamo un po' più grossa così si vede bene nel webinar. La mettiamo bianca. Questa è la parte centrale, quindi vedete che più o meno esiste esattamente in questa zona. Quindi qui stava dando un segnale short. La valle di Bollinger stava un segnale short. Allora, dopo che ha fatto questa salita, dove potrei entrare short? Su questo minimo qui. Allora, cerchiamo sempre di capire che gli indicatori danno dei segnali in close. Andiamo a vedere lo stocastico, come era messo. Se mi dà simple, non te lo scrivo qui.
No, non me lo scrive. Comunque è un segnale che gli dà comunque un close praticamente. Quindi si chiude quando fa la chiusura di una candela, come questa, oppure come questa, fa questi trattini dei massimi e dei minimi, no? È un po' tarato su questo settaggio 533, quindi in questa zona qui ha fatto un minimo, ok? Che è questa candela rossa. Quindi siccome l'ha preso nel close, prendiamo il livello del corpo. In questa zona qui sarebbe il primo tentativo di entrare short. Per andare a fare un ipervenduto. Quindi in questa zona qui togliamo gli altri segnali, quindi cancello tutto, rimetto solo questo. In questa zona qui si entra short. Rottura di questo canale, togliamo che questo non c'entra più. Rottura di questo canale qui darebbe proprio il via dalla parte ribassista. C'è una formazione all'interno di questo grafico. Siamo tantissimi, noi siamo veramente tantissimi oggi, non vi ho letto neanche perché siamo veramente tanti. Dai, mi date un po' l'idea di che formazione si vede qui, che formazione grafica si sta vedendo? Dai. USD Yen. Mi sono che già lo sto vicinissimo. Qual è la formazione grafica che vediamo? Ah, dai, ragazzi, è una flag. C'è una flag qui, c'è una flag da vedere, c'è proprio questo movimento qui. Questo movimento qui è una flag. E quindi se questa è la bandiera, diciamo, del contrario, se mi ritorno in questa zona qui, mi fa l'altra asta. Quindi mi farebbe l'asta della bandiera. Quindi anche questa qui è una cosa che funziona sempre sulla rottura di questa linea qui short. Quindi io entro qui come target banda di Bollinger Bassa. Ci dice normalmente si dice che lo short viene fatto un attimino, solo che ho messo lo stop forse troppo vicino. Stiamo qui, tanto non è che sia grande la relazione. Ok, si dice che normalmente è la distanza della bandiera, quindi prendiamo questo massimo qui, che è il massimo più alto, al minimo più basso, sono 527 20 pips, 500 pips. Quindi se mi rompe questa zona qui, normalmente dovrei portarmelo fino a qui. Ok? Quindi abbiamo. Non è una metafora, è proprio, si chiama proprio flag, una bandiera, si chiama proprio bandiera. È così, una volta si usavano tanto queste le formazioni, magari voi che avete cominciato da poco nel trading, ma io tantissimi anni fa, tanti di voi non ce lo ricordano, magari mi diceva la tazza col manico, il testa e spalle, c'erano talmente tante formazioni, se non me le ricordo più, ma la bandiera è una che ancora esiste, la flag. La flag è una bandiera, praticamente che è un movimento, praticamente che, vedi, qui non c'è, non c'è, non c'è, però qui c'è stato. Andiamo indietro un attimino, qui l'unico pezzo che c'è di bandiera è questo. Se andiamo a vedere, perché tutti i webinar che si fanno servono proprio per questo, no? Prendiamo il massimo, anzi possiamo farlo veramente con il canale, così mi libero un po' di lavoro. Prendiamo il canale, prendiamo da qui a qui, su questo massimo qui, lo mettiamo più grosso. Così rendo l'idea, no? Questa qui è una flag. Da questo massimo a questo minimo prendiamo la zona più ampia, questa, ok? Quindi vedete che qui magari ha cercato, posso aumentarla qui oppure aumentarla su questa zona, però questa è una flag, questo è stato il. Si dice che si fa 2 volte addirittura l'asta, quindi questo è un pezzettino, sono 360 pips, 370 il doppio, vedete? Quindi ha funzionato, funzionano tutte queste tecniche, funzionano sempre, ok? Sono funzioni però che devi andare a cercare. Sì, se torni indietro, cioè, è una cosa che funziona sempre, quindi è chiaro che se adesso mi ritorna qui sotto, però ci vuole la pazienza. Il trader deve essere paziente. Il trader sempre deve essere una persona paziente. Il trader non deve fare. Questa è un'idea, te la devi scrivere, ma lì ci scrivi in un foglio di carta, che poi ogni tanto lo cartocci e lo butti via, ci scrivi sterlina, dollaro, weekly, flag. E ti metti magari i livelli di entrata 1,29 e 40, e così ce lo sai.
Questo è il tuo problema, Giuseppe, è un problema di tutti, la pazienza è un problema di tutti, però fai conto se tu sei paziente e a fine settimana la tua paziente ti ha pagato, la tua pazienza ti ha pagato. Torno un attimino qui perché voglio fare vedere una cosettina. Io sono entrato sotto di stellina d'oro. Vi ripeto come avevo detto prima, la cura per la malattia del trading è la... cos'è? La passione, ok? La passione è anche un derivato da tutto il resto, i componenti, la pazienza è quello che ti rende profittevole. Stellina d'oro, io ho messo lo short, sono entrato short esattamente qui, sotto vivo, avevo messo lo stop vicino, non me l'ha preso, l'ho messo proprio in alto adesso e sto cercando di andare a rompere questo livello qui che avevo detto prima, che è il livello, quindi chi mi ha chiesto l'operazione che ho fatto è questa qui, 1,29 e 1,29. 29, 30, 1, 31, 29. Ok? Quindi se mi rompe questo minimo qui, accelera, mi chiudo il trade. Sterlina, euro-dollaro, vedete che cosa vuol dire avere la pazienza? Avete visto il 50% come sta spingendo giù? C'è il 50% di questa zona. Cioè io ho detto massimo, minimo, 50%. Sa? Quindi chi, io sono andato short più o meno in questa zona con la seconda operazione. La prima è qui, la seconda è qui. La seconda è andata in positivo adesso, anzi un po' di più. Quindi sta andando a rompere quello che devo fare io. Mi sta scendendo la sterlina d'oro, sta scendendo anche l'euro d'oro. Quindi ricordatevi, la passione è quello che ti toglie dal dolore. La sterlina d'oro mi dispiace che mi ha buttato fuori, che ti toglie dal problema della malattia del trading. Proprio la passione. E ricordatevi sempre, guardate i soldi, perché se fate 100 euro con un conto piccolo sono tanti soldi, cercate di chiudere le operazioni, ok? Quindi short per me è sterlina d'oro, se mi ritorna qui sotto ormai lo so che l'ho fatto già più in alto, non ne faccio altro perché si potrebbe adesso farmi una falsa rottura, accelerare per poi tornare su, quindi io l'ho già fatto e mi metterò l'anima in pace chiudendo il mio trade appena accelera, probabilmente è già arrivato vicino ai minimi e quindi arrivando vicino ai minimi cosa succede? Mi chiude. Ma perché sono passato questo grafico qui? Marì, cosa vedi all'interno di questo grafico? Marì, che prima non c'eri perché stavi dormendo, no? Tanto vediamo lo short. No, io l'ho già fatto. Questo comunque è da fare lo short qui, sì. C'è da fare uno short, Giuseppe, però entrare, uscire, non c'entra niente con il metodo fascia, da questo punto di vista c'entra, ma è un'entrata. Intraday si entra veloci, si esce veloci. Marì, perché ho fatto questo? Perché ho messo questo grafico qui? Allora, immagina che qui tu non vedi queste cifre qua, non le vedi, e non vedi neanche queste zone qui di time frame, e non vedi neanche che cos'è, che gruppo sia. Attenzione all'euro dollaro che sta scendendo. Cos'è che noti? È un grafico. Può essere un grafico daily, come può essere un grafico weekly, può essere un grafico a 5 minuti, come può essere un grafico mensile. È un grafico, quindi non ti interessa sapere quello che è. L'unica cosa che ti interessa a questo punto è capire che questa qui era una flag, questa qui era una flag, ok? Questa qui, bene o male, era anche una flag, ok? Guardi l'esempio di prima, no? Di tutta questa zona qui adesso non c'è più, questo è il motivo notturno, non c'è stato niente, ma in questa zona qui. Una flag, torno su, un'altra flag, torno giù. Quindi, capite? Il metodo delle flag non è soltanto sul grafico weekly, ma è anche sui grafici più stretti. Attenzione allo short della stellina d'oro, che ormai è andato. Ha dato il segnale, lo ha dato adesso. Va bene? Qualcosina? No? Dovrei vedere un'altra figura tipo bandiera. Beh, l'altra figura tipo bandiera è la testa e spalle. Andiamo di nuovo sul grafico questa è una testa e spalle, un po' strana, però immaginatevi che dovete avere, non fantasia, ma questa è una spalla. Allora, testa, spalla, spalla, testa e spalla. Ok? Puoi ritrovare in tante maniere, poi magari ci sono dei movimenti un po' diversi che sembrano
una testa e spalle potrebbe essere anche questa, una spalla, una testa, un'altra spalla, quindi no, di bassista. Ok? Sono tanti movimenti. Vulcano, non lo so, se ci, non inventarti le cose, però sono così, cioè, insomma, testa, c'era, una volta c'era la tazza con manico, che era, sono qui non ne vedo neanche una, però c'era praticamente la tazza e il manico, una cosa del genere, non mi ricordo bene se era così, comunque c'era praticamente questa qui era la tazza e questo qui era il manico, per esempio, ma dovresti, scrivi su YouTube e trovi un casino di roba di questa roba qui. Il vulcano, certo, è una menzione tua, lo so. Ok, carissima. Allora, andiamo avanti. Aerostellina Weekly. Torniamo un po'. Abbiamo l'aerostellina? Sì, Weekly. Weekly, no? Dove sono? Stellina d'oro, scusate, Weekly. Ah, sì. Ma non mi ha nascosto tutta l'analisi che avevo fatto prima, me l'ha cancellata? Siamo andati nel debito. Dove siamo? Cavolacci. Abbiamo perso tutto quanto il filo adesso. Sono nel weekly, sì. Non trovo la mia coppia. Questa è sbagliata, non è un grafico in più, questo lo devo cancellare. Nasdaq, euro dollaro, sterlina dollaro weekly. Questa è che cosa c'entra. Andiamo a cancellarla subito perché mi rimane un grafico in più che non mi serve. Cancello, non mi interessa questa roba. Non capisco dov'è. Questo qui è un grafico fatto anche per le elezioni americane. Vedete che qui c'è uno spunto anche operativo per le elezioni americane. Chi vuole andare a vedere il video lo trova nel sito di BD Suisse. E c'erano anche degli spunti operativi in base alle elezioni americane, perché questa trend line irregolare l'ha anche toccata per partire a rialzo. Se mi ritorno qui in alto mi parte a rialzo, però. Onde evitare di avere troppa roba, cancellerei questo grafico se siete. Ecco qui, attenzione allo short della stellina dollaro. Stellina dollaro è andata short, allora andiamo a vedere come prendere profitto adesso. Vediamo nel 4 ore. Candela bella lunga, 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 short. Dollaro yen, Giuseppe, è chiuso? Dollaro yen? Tanta roba, vero? C'è tanto movimento oggi. Sei contento del sistema che ti apre le operazioni? Sei contento? Perfetto, però non esagerare troppo, non lo mettere da tutte le parti. Ogni tanto datti uno schiaffo la mattina, se no oggi lo metto solo in due coppie. No, prova a fare questa cosa qui. Certo, però ti dico, magari limitati, ok, metto solo su due o tre coppie le più sicure, non quelle che non sono sicuro, non lo faccio. Ok, sterlina dollaro per me, chiusa. Ho chiuso la sterlina dollaro adesso, non sentite il rumore perché la chiudo, ogni tanto la chiudo dal server e ogni tanto la chiudo dall'altro conto. Quindi rimangono solo attive l'euro dollaro per me. Sterlina dollaro l'ho chiusa perché ha toccato il pivot, quindi sono contento. Il mio trade l'avevo fatto da più in alto. Chi è entrato adesso sul minimo la deve tenere un attimino in più. Se invece aveva limiti di sale, la rivendo. Allora, sterlina dollaro weekly. Abbiamo detto che in questa zona qui interromperebbe la situazione rialzista laterale. Quindi una flag rottura target. Target adesso, vedete questo minimo qui si fa anche un segnale short. Il target è da decidere perché se mi rompe veramente questa zona qui comincia a scendere bene. Avrei una fase di bassista, magari due o tre candele così belle rosse, quindi avrei, non dico 1000 pips, però un 300-400 pips, quindi target la banda di Bollinger bassa, nonché magari in base all'andamento della distribuzione del prezzo, la banda di Bollinger si potrebbe anche spostare a ribasso, quindi non salire più, ma cominciare a scendere. Ok? Quindi banda di Bollinger come target per questo trade in questa zona. Ok? Ci siamo? Perfetto. Daily, come la vediamo?
La congestione, perfetto. Qui abbiamo un bel esempio di congestione. Vedete che la prima rottura, io vi ho detto, la prima rottura è una falsa rottura, giusto? Ricordate questa cosa che vi dico sempre? La prima rottura di una congestione è una falsa rottura. Qui il prezzo scende, qui cerca di andare a rompere, se possiamo considerare questa rottura è una falsa rottura, ok? Il prezzo però torna su. E mi va a tornare su questa parte alta della congestione. La congestione si è già protratta molto per molto tempo, no? Qui cerca di farmi una rottura e torna all'interno. Con questa candela qui torna all'interno. A questo punto, prima rottura, posso considerare questa una rottura. Il giorno dopo torna giù, chiude fuori, ritorna dentro. Quindi questa è la prima rottura. Segniamola così sappiamo di cosa stiamo parlando. Prima rottura. Questa qui, che mi chiude qui a rialzo e cerca di andare su, è la seconda rottura. Quindi in questo caso io avrei qui il grafico da tradare solo in long. Ok? A questo punto, me lo scrivo, che così ci ricordiamo. Prima rottura, 1. I grafici a lungo termine sono belli, no? Prima rottura. Bianca non si vede. I grafici a lungo termine sono belli, però hanno un fascino tutto loro perché devi incominciare a tradarli come a lungo termine, con un'altra ottica. Quindi size più basse, non guardare sempre il grafico perché potrei muoversi diversamente. Certo, dopo andiamo a vedere anche l'euro dollaro. Andiamo a vedere tutto. Quello che riusciamo a farlo in questa oretta lo guardiamo tutto, ok? Lunedì è la giornata un po' impegnativa perché due webinar uno dopo l'altro portano via anche qui. Allora, una prima rottura, seconda rottura, qui torna all'interno. Ok, qui abbiamo anche una pin bar rialzista però. Cosa vuol dire? Adesso per andare a tradare questo grafico qui, com'è che mi devo comportare? Prima cosa, long no, non ci andrei. Andiamo a vedere un po' il grafico più basso. Fibonacci che lo cancelliamo e lo rimettiamo, mettiamo quello di un colore un po' più grosso che questo. Mettiamo questo Fibonacci qui. Un minuto e il cambio dell'ora, ragazzi. Allora. Quindi se avete chiuso l'operazione della settimana dollaro, meglio. Eccolo qui, cambio dell'ora. Euro dollaro, secondo me, ancora da vendere. C'è anche l'AUD yen da vendere. AUD yen, io ho qui, short, sì, ok. Quindi l'AUD yen, se mi scende adesso sotto il minimo della candela precedente, il sistema mi dovrebbe aprire una posizione. Vediamo se me la, poi me la chiude. La mettiamo al minimo, la partenza 2, non so perché me l'ha chiusa prima. Boh. Vorrei capire perché me l'ha chiusa. Vediamo. Ok. Ok. Qui abbiamo la prima rottura, la seconda rottura, vedete che il prezzo da questa discesa qui, ecco qui, mi ha aperto l'operazione adesso del dollaro dell'AUD USD. Giuseppe, confermi, AUD USD short, anche per te? Vediamo poi se me la chiude e il perché me la chiude. Nell'aperta di USD, AUD USD, dollaro canadese, dollaro australiano con il dollaro americano, short. Adesso da metodo fascia con il sistema light. Bene, sterlina dollaro, torniamo a noi sul daily, sulla seconda rottura. Normalmente dovrebbe essere la rottura della parte rialzista adesso, perché la prima rottura è la falsa rottura, la seconda rottura è buona. Se torna dentro, dov'è che io dovrei entrare il short a questo punto? Qui abbiamo la zona del 50%, che ha pesato, perché se andiamo a vedere il 50%, torna su, zona di resistenza 50, torna giù, rompe, torna giù, qui sente poco il 50%, fa questo movimento per poi tornare su. Adesso sono qui. Se io adesso entro, ho il 50%, quindi a questo punto io non so neanche più se dover entrare o no. A questo punto vi faccio il giochettino. La mettiamo anche di un colore nero. Questa entrata qui.
È un'entrata solamente rialzista, in realtà il grafico sta scendendo, ma la candela weekly è la prima candela del lunedì, quindi attenzione che anche la prima candela del lunedì, eccola qui, vediamo se riesco a togliere marcato, no, ecco. Quindi in questa zona qui, seguendo tutto quello che dico, è inutile che adesso io dico la prima rottura è la falsa rottura e quindi dobbiamo seguire adesso un trend rialzista. No, questa qui è un sistema che va usato così com'è. Se mi fa un segnale lo faccio rialzista, quindi in questa zona qui long per me della sterlina d'oro, si vede dal massimo della pin bar precedente. Dov'è che non va più bene questo segnale qui? Dov'è che si annulla questo segnale? Ditemi un po', dov'è che annullo questo segnale che non è più un segnale buono? Dai, qualcuno di voi me lo sa dire? Dai, che ci siamo. Qual è il segnale buono? Il segnale buono è questa lancia, questa pin bar che mi spinge al rialzo, così con il segnale long è questa zona qui, giusto? Ok, ci siamo. Allora qui sarebbe da mettere lo stop loss. Se entro qui, metterei lo stop loss sulla lancia. Però se il prezzo adesso, prima di tornare lì in alto, mi fa questa candela qui, colore ho, no, mi fa questa candela qui, così, prendo il colore nero, perfetto, mi fa questa candela qui e mi rompe questo minimo qui, da qui in poi questo segnale qui non va più bene. Quindi se torna su e mi rompe questo massimo qui, ho la fase rialzista della sterlina d'oro. Se invece mi va giù e mi rompe questo minimo qui, non entro short perché qui c'ho il 50%, però mi invalida la situazione rialzista. Va bene? Quindi per la sterlina d'oro, la seconda rottura, che è una rottura normalmente stabile, non è come la prima rottura che è stata una falsa rottura, in questa zona qui long. Soltanto se non mi va a rompere il minimo. Non vado a scrivere altro perché chi c'è nel webinar sa cosa ho parlato, chi va a vedersi il video potrà risalire a quello che ho detto, però uno che vede soltanto l'immagine non sa dire. Quindi se volete farvi uno screenshot, potete fare uno screenshot del grafico così com'è. Ok? Questa è la situazione long. Quindi questi pips adesso 50 bips che ha fatto ribassisti, starei attento. Quindi tornando a noi, guardando il daily, 4 ore non guardiamo, torniamo un attimino, torniamo indietro. Ok? Torniamo indietro. Adesso vediamo se questa stellina dollaro australiano con il dollaro americano se mi si chiude anche questa. Sono sbagliato questa impostazione. Allora, sterlina dollaro, se adesso dovessi andare a vedere nel modello del grafico, andare sopra il massimo assoluto della pin bar, che adesso non l'ho vista, però possiamo fare così, questa pin bar qui rialzista, quindi il massimo è questo qui, 1,3176, 1,3176, e questo massimo qui, giusto? Ok, quindi questa zona qui, cambiamo colore della trend line. Ricordatevi sempre, ragazzi e ragazze, mettetevi sempre le analisi, non andate ad occhio. Ok? Questo massimo qui è il segnale long che io ho nel daily, in questa zona qui. Quindi vuol dire che se mi rompe questo massimo qui, non era questo il massimo di Gauss, e la campana gaussiana continua a salire. Guardate come dal daily, da un'operazione a lungo termine, vado a vedere quello che succede nell'intraday, ok? Sebbene il segnale short nel metodo fascia è questo, quindi posso ancora usufruire di questo short per andare a fare questi miei pippini se voglio farlo, ma una volta che mi torna su, sono qui. Ricordiamoci che poi la candela daily all'open price non troppo distante sono 28 pips, quindi se torna qui comincia a diventare verde e così via. Ok? Soltanto per dare un po' di input da quello che potrebbe succedere dal daily guardando anche l'H1. Questa zona qui vuol dire che questo massimo di Gauss non è questo, lo devo spostare più in alto. Ok? E se continua a scendere, va bene, nell'H1 potrei aver fatto lo short che è questo qui. Perfetto? Bene. Torniamo l'Outlook Weekly per la stellina d'oro, va bene così. Andiamo a vedere
su richiesta, visto che tanti vogliono tradare sempre questo eurodollaro, che è anche giusto, è il mio amico, l'ho tradato per tantissimi anni, lo trado ancora, anzi sono sorto io di eurodollaro, quindi è giustissimo andare a vedere l'eurodollaro. Guardiamo un attimino però prima la sterlina dollaro dal metodo con la campana gaussiana, minimo minimo, vedete qui è un minimo, quindi sta partendo anche qui qualcosa di interessante. Però se sta partendo qui qualcosa di interessante, in questa zona qui è partito qualcosa, potrebbe incominciare ad entrare ribassista se torna a questa zona. Quindi non gli segno i segnali perché se torna qui, vedete, da questo pallino qui tornava rialzista ed è tornato rialzista. Ha pagato i suoi 100 pips, 80 pips. Adesso se torna il grafico, torna in sotto questa zona qui, la campana gaussiana di nuovo diventa ribassista. Ok? Bene, euro-dollaro, amico mio, euro-dollaro, anch'esso era in congestione, ok? È stato in congestione, ha dato dei segnali rialzisti, ha dato dei segnali ribassisti, ne ha dati tanti. Adesso andiamo a vedere la questione di questa congestione, che non posso neanche aumentare il grafico perché tutto quello che vedo è questo. Situazione short, situazione long, prima rottura, se voglio chiamarla prima rottura è questa, torna dentro, la seconda rottura è rialzista. Quindi attenzione, perché la fase dell'euro-dollaro è stata forte. Quindi stessa situazione non lo scrivo nemmeno, questa è la prima rottura, torna giù, seconda rottura però è questa, quindi siamo ancora in una fase rialzista. Quindi siamo in una fase rialzista, questo qui comunque è rialzista, noi stiamo andando short, lo short così vi sono segnali ormai vecchi della settimana scorsa, potete aver visto, ha toccato più volte la parte centrale della congestione. Cancelliamo, non ci interessa più, cancelliamo, non ci interessa più. Cancelliamo, non ci interessa più. Questo rimane, siamo ancora in congestione, però siamo fuori dalla congestione. Quindi adesso per me, se mi scende di 30 pips, mi tocca il pivot, sono più che contento, non mi interessa fare altro. Okay? Questa è la situazione che vorrei io. Sto guardando anche la sterlina dollaro che adesso sta salendo, mi condizionerebbe a fare un segnale long, di cui poi avrei anche l'euro sterlina ribassista. L'euro sterlina ribassista potrebbe portare giù l'euro dollaro, quindi siamo a posto. L'euro dollaro però, scusatemi, bevo qualcosa, anzi non bevo qualcosa, quindi prendo questo che mi ha aiutato anche l'altra volta a togliermi il rospo in gola. Di fruttosio. Ecco qua. Vabbè, pazienza. Webinar sono lunghi, parlo tanto, quindi no. Sì. Lo faccio con passione perché un webinar fatto di 10-15 minuti magari è un webinar fatto perché lo devo fare ed è magari per il broker del marketing. Io faccio webinar con passione, durano un'ora, quindi non è che me ne sto 10-15 minuti, me ne vado senza aver detto niente. Poi non spasso, no, non vado su 50 coppie, vado su una, la guardo bene, poi guardo sulla prossima, quello che ci sta nel video lo facciamo in un'ora, nel webinar di un'ora, giusto? Ok, mi ripreso la padronanza della mia voce, via. Allora, euro-dollaro sul weekly, possiamo vedere che abbiamo aperto praticamente fuori dalla congestione e potrebbe incominciare la salita. Quindi questa qui è una cosa che un po' mi disturba lo short che sto facendo adesso, mi può influenzare un attimino dall'idea che adesso potrebbe partire a rialzo. Bene, non abbiamo ancora toccato il pivot, quindi ancora me ne sto tranquillo. Ok, quindi potrei ancora vedere anche nell'H1 che le candele si stanno un attimino. Ha fatto tutta la candela H1 lunga prima. Vediamo se riesco a farlo vedere. Vedete, questa candela qui è arrivata fino a qui, però se l'è rimangiata tutta. Quindi potrebbe farne ancora un altro minimo, vedi, sono minimi crescenti, ma se torna qui sotto e comincia a scendere, mi accelera fino al pivot. Quindi nell'H1 ho questa idea qui. Nel weekly, che siamo fuori dalla congestione, ho la stessa idea di andare long comunque. Però per andare long dovrei capire come chiude questa candela oggi. Se mi chiude ribassista dentro alla congestione ho un po' problemi a capirla. Se incomincia a farmi anche un segnale short, allora abbandono la parte alta della congestione e poi la congestione notiamo che un altro criterio. La congestione, questa candela lunga qui, è durata. Mi sa che questa cosa qui non l'ho mai detto, o non mi è mai capitato l'esempio da fare. Però una congestione è data da una candela lunga, giusto?
vedura, in questo caso 200 pips, 210, ok? Quindi tutte le candele qui incominciano con il sole, sono tre candele che chiudono all'interno, questa è la quarta che chiude, ho fatto la rottura, ma questa candela qui dura anche 210, quindi alla fine questa candela qui potrebbe annullare questa perché già è più lunga, quindi non esiste una congestione più lunga di un'altra congestione. Poi andiamo su questa candela qui, assolutamente, vedete che è 220, quindi da qui mi ha annullato la congestione. Quindi la congestione non c'è più, la lascio lo stesso segnata perché è una fase di lateralità, ok? Quindi la lascio segnata lo stesso, però potrebbe contribuire questa cosa a non far sì che qui non siamo più in congestione, ma siamo in una nuova fase di mercato. E poi il prezzo torna qui sotto, usciamo dalla lateralità, per questo lascio ancora questo grafico così. Quindi analisi un po' strana, non esiste ancora un'analisi, una direzione dell'euro-dollaro, perché dai massimi assoluti ha abbandonato i massimi per tornare un po' in questa zona e poi si è portato in laterale. Diciamo, come idea di trading non ce n'è, però andare a vedere che il massimo è sull'1,20, se incomincia a rompere verso l'1,20 e torna sopra l'1,20, abbandonerebbe una soglia molto importante che è l'1,20. Quindi euro-dollaro sul weekly non mi dà tanto, quindi lo guarderò magari domani, capendo dov'è la candela weekly, dove si sta spostando la candela weekly, no? Nel daily, che è la stessa candela oggi, abbiamo subito una fase rialzista dell'euro-dollaro con questa pin bar. Vi ricordate? Marie, tu te lo ricordi perché la domanda era tua, o una cosa del genere, che mi avevi chiesto 1,14. Poi abbiamo guardato altre cose e mi hanno detto anche che l'1,14 era dovuto a un andamento della media mobile a 14, a 100 periodi. Adesso non mi ricordo dov'era il grafico. Però avevo detto anche sul daily, attenzione, che la media mobile a 100 periodi esponenziale, che è questa, è lo spartiacqua, quindi se arriva qui potrebbe rimbalzare. Guardate che cosa ha fatto, ha rimbalzato. Cioè quello che nel daily, come trading a lungo termine, nei grafici H1 erano tutta una settimana, vedete, oggi lunedì, venerdì, giovedì, mercoledì, martedì e lunedì, tutta la settimana l'ha fatta rialzista, ha fatto 220 pips. Quindi sì, un'operazione a lungo termine con take profit sul massimo assoluto, ma anche un andamento rialzista che potevi sfruttare nell'intraday, giusto? Ci siamo? Ci sei, Marie? Quindi in questa zona qui c'era il long. Poi qui avevamo anche una forca di pitch, vedete che c'è questa zona qui di questo canale, diciamo, che ha toccato il Fibonacci, così intanto non ci serve più, che ha toccato questa zona qui, è tornato qui, potremmo incominciare la fase ribassista adesso. Siamo in una zona di resistenza non tanto chiara, questa è una zona di resistenza un po' non troppo forte, ritornando sotto questa zona potrei ritornare in questa zona, però abbiamo uno slancio ben preciso di 230 pips fatti da una candela daily. Okay, tutte queste candele daily, quindi il livello di stop out per chi è short. Soltanto se mi rompe questa zona qui e torna giù, allora avremo altri livelli. Ma per il momento il livello di stop out era questo per gli short. Adesso lo cancello perché non mi interessa più per il momento, siamo arrivati più in alto. Dovremo vedere anche altre situazioni. Allora, vediamo se c'è qualcosa altro da vedere. No, non c'è proprio tanta roba, non c'è. Il grafico lineare, abbastanza dritto, più grafico sopra, più grafico sotto, sono più o meno gli stessi, quindi siamo in una zona no neutrale, diciamo, ok? Non è tanto chiara come zona. Cosa dite voi? La vedete forte? No. Allora andiamo però sul 4 ore che abbiamo delle indicazioni più reattive. Allora, questo era un livello di Fibonacci, cancelliamo, ce l'abbiamo già. Questo Fibonacci vi lo tolgo. Il livello di campana gaussiana era questo, questa era una campana gaussiana bassa da cui mi ripartiva. Qui abbiamo il livello di campana gaussiana bassa che era questo, logicamente. Okay? Oppure questo come primo livello, ma non ci interessa. Adesso mi parte a rialzo, vedete che è ancora rivolta a rialzo, quindi c'è una spinta rialzista, anche se bene siamo sul massimo. Stiamo facendo un doppio massimo,
Se il prezzo si riporta sui massimi, è da tradare in long. È inutile cercare degli short sui massimi assoluti in questo caso. In questo caso no, perché la fase rialzista è partita già, abbiamo fatto 300 pips. Però vedete la campana gaussiana che si è girata a rialzo adesso? Quindi solo se mi rimane, come qui ci vorrebbe l'interpretazione angolare di Sirio, che dice sì, ma allora se il mercato mi rimane così in laterale, poi arriva il tempo di vendere. Proprio perché non vogliono andare sopra questi massimi, possono andarlo a rompere di poco, fanno solo confusione per poi trovare la fase ribassista, quindi avere questa situazione qui. Quindi magari non è ancora questo il momento giusto per vendere. Se troviamo l'indicatore in queste zone qui e abbiamo già percorso diverse candele, allora possiamo venderlo, ma adesso è troppo presto per venderlo. Ok? Quindi qui richiede pazienza questo grafico, richiede veramente pazienza di aspettare un attimino di come si conferma. Poi le candele daily H4 sono un po' strane, questi massimi non li ha più rovinati, questi è una congestione, anche questa, vedete che tre candele hanno chiuso all'interno, questo livello di congestione. Quindi se dovete avere un target per i livelli short, andiamo a vedere che questo qui il target è 1,18,52. Tornando un attimino sul daily, sul metodo fascia, per guardare il grafico H1 dove ho già inserito un pivot, quindi 1,18 e 50, cos'era 1,18 e 52? Poi torniamo a vedere, 1,18 e 52, più o meno 1,18 e 52, un attimino si carica e andiamo a vedere sull'H1 dell'euro-dollaro, 1,18 e 52, quanto è pivot? 1,18 e 53. Quindi vedete che il target 1,18,53 è lo stesso, sarà un caso. 1,18,53 è il pivot, ragazzi e ragazze. 1,18,53, 1,18,52. Quindi questa è la zona del take profit. Vedete che siamo all'interno di una congestione, quindi il take profit è questa zona qui. Poi, se adesso incomincia ad entrare il bassista e mi rompe anche questa zona, tanto il primo zona è di take profit del pivot, poi se mi rompe abbiamo tutte le altre zone da cui attribuire. Però guardando sul grafico H4 vedete che c'è la situazione rialzista. Quindi attenzione, quando arriva il pivot togliete, basta, domani ci ripensiamo. Va bene? Ok. Dollaro yen, che io mi sono perso la posizione long, nel weekly avevamo posizioni un po' strane, vedete questa zona qui di long, in questa zona non l'ha fatta, altri long, siamo nella zona bassa. Lo andiamo a vedere proprio perché non è andata a buon fine l'operatività. Perché non è andata a buon fine? Vedete che se io prolungo questo canale, che si è anche un po' spostato, abbiamo tutta questa zona qui, quindi lo cancello che non mi interessa. Cancellato qualcos'altro. Cancello tutte le cose, cancello qui questo. Cancello un po' tutto, voglio vedere che cosa succede. Siamo nel grafico weekly. Facciamo così, visto che qui formato weekly ce l'ho, no, formato weekly, Outlook weekly, che Outlook bando di voli non ci sono, non c'è, ok, non l'ho cancellato per niente, inserisco l'indicatore bando di voli, 21 periodi. Attenzione all'euro-dollaro, ragazzi, che sta tornando giù. Allora, sta tornando giù, vedete qui la candela H4, ormai dista il take profit, 18 pips. Grazie Marie, grazie di come mi hai chiamato. Troppo simpatica. Ok, benissimo. Quindi questa è la situazione per l'euro-dollaro, adesso sta scendendo, vediamo come si comporta la rottura del minimo della candela precedente, H1 e così via. Ok, dollaro-yen, torniamo a noi. Abbiamo le bande di Bollinger su una situazione molto bassa. Allora, qui incomincia un'analisi un po', anche perché oggi il dollaro-yen, che io avevo fatto un long, sarebbe andato molto bene, perché è ancora sui massimi. Vabbè, non importa, vediamo se magari riesco a rifarlo però. L'avevo fatto da metodo in automatico, quindi mi piaceva l'idea dell'entrata. Certo, ok.
allora, in questa zona qui della banda di Vogel Bass aggiungiamo anche un altro indicatore, sempre il nostro stocastico, trend, no, oscillatore, stocastico, di default 533, non cambio niente, lo lascio proprio così, ok? Così come di default della MetaTrader, come me lo dà la MetaTrader. Andiamo a vedere che ed è imminente un segnale rialzista. Quindi quando la banda di Bollinger è bassa e lo stocastico mi dà un segnale rialzista, avremo il dollaro yen rialzista. Questo vuol dire un dollaro forte, una sterlina dollaro debole, un euro dollaro debole, insomma un dollaro forte porta giù un po' tutte le coppie. Questo potrebbe essere un po' il riscatto dell'economia americana. Adesso un nuovo presidente, magari. Non è tutto male, potrebbe incominciare la fase rialzista del dollaro, ma non lo so. Quindi, non essendo un esperto di queste cose qui, non voglio andare nei dettagli, però la situazione della banda di Bollinger è cercare una fase rialzista fino alla parte centrale. Notate che tutto il grafico si è svolto nella parte del canale basso della banda di Bollinger. Quindi a questo punto l'unica cosa che potrei aggiungere qui è questa cosa qui. Vediamo poi prendere anche il massimo della distribuzione, che è questo. E andare a cercare in che punti si è fermato il mercato. Qui non ne ho, ho solo questo. Questo potrebbe essere interessante perché se io lo metto su questo minimo, ho ancora una fase da scendere ancora. Però facciamo finta che sia, facciamo finta un'ipotesi, che fare finta non è proprio fare finta. È un'ipotesi, mettiamo il canale blu, no, che non si vede bene, lo mettiamo magenta che si vede un po' meglio, è un po' più fino. Ah, ok. Quindi in questa zona qui, su questo minimo qui, se il prezzo ritorna all'interno di questa zona qui e anche ho un segnale di stocastico blu che taglia a rialzo, quindi dobbiamo aspettare assolutamente domani per capire, da questa zona qui avrei un segnale rialzista di direzione rialzista. Okay? Se invece mi torna qui sotto e si chiude la candela, chiude sotto questo canale, torna magari di bassista, allora... Starei un po' attento per il dollaro yen che magari sta prendendo forza proprio dopo le bande e dopo le elezioni diventerebbe un po' critico. H daily, daily, non H daily. Allora, qui avevamo i segnali di cancelliamo, roba vecchia. Cominciamo a togliere un po' di roba vecchia. Vediamo anche questa roba qui, vecchia. Togli Fibonacci possiamo anche lasciare. Vedere se usiamo questo Fibo. Abbiamo usato qui il 50%. Sì, possiamo usare assolutamente questo Fibo. Questa zona qui è una zona di supporto molto forte. Vediamo se riesco a riattivarla per prolungarla un attimino. Una zona di supporto che a questo punto non è neanche più un supporto perché diventa una zona di resistenza, ma non la voglio mettere rossa perché poi non vedo più le candele. La mettiamo di un colore neutro, quindi la mettiamo blu. Eccola qui. Ok? Quindi questa zona qui, più o meno, è la zona di blu, non ci sta nemmeno perché sono candele blu. Dobbiamo mettere. Così. Allora, a questo punto togliamo anche questo segmento qui che non c'entra niente. Parte rialzista, riparte la parte bassa, banda di Bollinger più basso del 50%, parte a rialzo, togliamo questa zona qui, non ci serve più, lasciamo solo questa zona di resistenza perché l'avevo segnata, perché è una zona abbastanza forte che è questa. Questa la lasciamo, vediamo che si è servito sia qui che nella zona precedente, qui, e qui vedete proprio questa candela qui, come se l'è ritornata sopra questa resistenza, quindi è una zona di resistenza abbastanza forte che ci servirà assolutamente. Però adesso andiamo nel prezzo dove siamo adesso. Qui abbiamo una notifica in più, per esempio, abbiamo qualcosina in più. Finiamo questo grafico e poi vi lascio. Beh. Allora, questo massimo qui e questo minimo qui. Di metterli sempre sull'ultima espansione, che è questa. Notate come l'ultima espansione, ok, è un grafico un po' laterale, però abbiamo un canale, quindi questo lo mettiamo di un colore
ci interessa. Attenzione all'euro-dollaro di nuovo, si sta ritentando. Vi dispiace se lo metto così, così si vede un po' meglio. Ok, attenzione all'euro-dollaro se sui minimi. Allora, dobbiamo fare un po' passaggio. L'euro-dollaro sui minimi, voglio vedere su H1. Sta rompendo il minimo della candela precedente. Piano piano ci mette poco, però sta rompendo il minimo della candela precedente. Si sta muovendo bene. Allora, ritorniamo a metterlo a 4 ore. Non mi interessa scendere fino a, però arrivare fino al pivot sarebbe un bel trade. Quindi ci starebbe tutto. Torniamo a noi. Eravamo sulla coppia qui, dollaro yen sul daily. Allora, qui abbiamo un canale laterale ribassista. Tornando però sopra questa zona qui, potrei incominciare a tornare dentro la situazione del canale rialzista. Non è tanta bella come analisi, non mi piace più di tanto, vi dico la verità, perché qui abbiamo più il 50%. Quindi non mi piace anche più finirla per dire ah, qui entrare long, perché non è chiara, chiara, chiara. Qui abbiamo una formazione di Gartley, per esempio. Ok, adesso un attimino che la sistemiamo. Ah. Allora, pattern armonico di Gartley. Qui. Ok, un altro colore, poi avremo praticamente, se dobbiamo andare a vedere all'indietro, cosa che non si fanno, però Gartley lo faceva, da vedere questo massimo e questo minimo, e abbiamo un pattern armonico, scesa, salita, discesa, soltanto se mi ritorni qui in alto. Allora, solo per disegnarvi una tecnica che magari non viene neanche più usata, dovrebbe fare una cosa del genere. Ok? Pattern armonico sarebbe un altro segmento a triangolo che si produce dall'angolatura di chiusura precedente, però devo capire quando si chiude il grafico e dove rientrare. Quindi non lo posso ancora fare, perché se lo potevamo fare già adesso avrei dei movimenti di lettura. Ricordatevi, però, i pattern armonici sono anche il contrario, quindi questa zona qui è la stessa che io vedo qui, è la stessa che io vedo qui. Non si riesco a portarlo su, quindi questa, no? Quindi questo pezzettino mancante che io ho qui dentro, triangolo, se lo prendo, non lo posso spostare. Vediamo se riesco a spostarlo, qui era. Ok, devo capire dove inserirlo poi. Chiaro che non sarà ugualissimo a questo pezzettino, però normalmente si fa così e poi si sposta da questo massimo qui. È una tecnica un po'. Lo lasciamo lì così perché voglio la prossima volta finire questa analisi con voi. Visto che non abbiamo analisi molto chiare sul dollaro yen, lasciamola così, così implementiamo magari. Vi ripeto che nell'Outlook Weekly non vado a analizzare grafici con indicatori miei personali. O cose sofisticate, cose che troviamo sempre all'interno della MetaTrader e più analisi geometriche che si usano, si usavano perché sono alla mano di tutti. Quindi andatevi a studiare un po' nel pattern armonici di Gartley, che poi non sono un po' come le onde di Elliott, li si può usare in una maniera come anche in un'altra, quindi sono soggettive. Quindi magari io li uso in una maniera, voi nell'altra, funzionano lo stesso o non funzionano nemmeno né una né l'altra. Ok, bene, quindi dollaro yen abbiamo visto questo. Del dollaro yen non ho neanche il grafico a 4 ore, potrei anche andarlo ad aggiungere se non lo troviamo qui. Andiamo qui. Vado a vedere perché poi c'è tanta roba. Il dollaro yen weekly, questa era se, anche questa è un'analisi che ho fatto per le votazioni americane. Vabbè, non la so ancora dentro che è ancora fresca e quindi la lasciamo stare. Quindi facciamo così, aggiungo il grafico dollaro yen. Metto il formato weekly 4 ore. Ecco qui. Ok. Qui vediamo il dollaro yen weekly.
Per esempio, lo spostiamo vicino dove? Poi lo spostiamo ancora. Abbiamo per esempio una campana gaussiana che sta per ripartire, quindi questo è molto importante. Lo devo spostare e metterlo al suo posto, perché poi non lo trovo più. Allora, lo do qui. Ok, lo mettiamo a 4 ore. Ah, ok, sull'H1, come segnale che aveva dato prima, campana gaussiana bassa, sta per ripartire. Ok, nel 4 ore abbiamo minimo di Gauss, legge molto bene, e l'indicatore è preciso. L'unico indicatore che inserisco di mio è questo, ma assolutamente non è, potete usare esattamente questa media mobile a 48 periodi, più o meno è la stessa cosa. Non tanto, però va bene. Minimo di Gauss, la parte più bassa è questa. Questo qui era il minimo di Gauss precedente. Qui, primo minimo massimo, secondo massimo di Gauss, però non ci interessa. Adesso stiamo guardando questo grafico che da qui sta partendo a rialzo. Da dov'è che diventa ribassista? Notate poi che in questa zona qui il 50% dell'ultima espansione. Torniamo indietro, mettendolo così, ritrovo anche questa zona qui che è al 50%. Se lo metto ancora più indietro, guardate dove ha trovato questa zona qui. Ok? Quindi tutto risale sempre a un movimento che vogliono e che sarà dato. Quindi questa qui è la zona del 50%. Se torno adesso su questa zona qui, ho la ripartenza, siamo anche sopra la media 48. Ok? Vedete come si sposta il grafico? Quindi abbiamo automaticamente tutto quello che abbiamo visto rialzista, prezzo che va qui sopra e tutto il resto. Se invece ritorna qui sotto, abbiamo la campana gaussiana che è partita qui, che è già diventata ribassista. Abbiamo la continuazione di un trend ribassista. E qui molto valido è sistemare da questo minimo qui a questo massimo qui un canale che si protrae dai minimi ribassisti. Quindi, se io dovessi fare adesso un'analisi per il dollaro yen, sebbene sta salendo, o vado long su questa zona qui, trovando questa zona qui, quindi cancello anche il segnale che non mi piace. Allora, long fino a questa zona qui, long fino al canale e poi canale ribassista. Quindi entrerei ribassisti per capire la distribuzione. Tutto questo devo stare un po' attento al dollaro yen perché è una coppia che ne risente sicuramente molto dalle elezioni americane, che adesso saranno confermate, non saranno confermate, non si è ben capito cosa succede, però sono queste che Biden è il nuovo presidente americano. Quindi abbandoniamo l'era di Trump e incominciamo a vederla sotto un'altra ottica. Ok? Quindi per il dollaro yen rimane un po' invariata, l'idea qui è rialzista, invece l'idea del 4 ore è più che trovare una fase ribassista qui, se non addirittura una fase rialzista fino a questa zona qui. Però vedete che il grafico siamo in un trend ribassista, quindi non andrei a cercare nuovi massimi assoluti. Dipende da come si muove il grafico nel daily. Ok? Bene, un'altra coppia veloce se volete, se mi date un altro input. L'euro dollaro non ce la fa, non ce la fa. La sterlina dollaro cosa sta facendo? Dai. La sterlina dollaro si è rimangiata un bel pezzettino, cioè non tanto, ma un pezzettino si è rimangiato, no? L'euro sterlina, bastardina, perché è una coppia che la trado non volentieri perché trado di più la sterlina dollaro, quindi è sempre sovente al movimento contrario della sterlina dollaro, quindi è un po' ambigua. Però sulle bande di Bollinger abbiamo un segnale long, vedete che abbiamo un segnale long in questa zona qui. Quindi tornando sopra, rialzista, qui abbiamo una congestione molto lunga, 1, 2, 3, siamo in congestione da tutta, veramente da tanto tempo, non siamo ancora arrivati alla parte bassa, qui abbiamo però una candela che lancia un po' a rialzo, siamo qui fermi sul 50%, l'unica cosa che si potrebbe capire qui
è che se adesso mi parte sopra il 50% mi parte rialzista, abbiamo la distribuzione del prezzo molto vicina e qui abbiamo la parte alta della congestione. Senza andarla a segnare la si vede benissimo. Quindi da questa zona qui a questa zona qui sono 170 pips. Un euro sterlina vorrebbe dire una sterlina dollaro debole, giusto? Che senza andare lì neanche a segnare tanto, situazione rialzista fino a questa zona qui. Non andrei oltre a questa zona, che è una zona di resistenza, non qui anche una zona della distribuzione. Quindi la zona di distribuzione della congestione, quindi metterei il take profit addirittura un attimino un po' più basso, che sarebbe questo. Ok? Sul daily. Daily, ecco perché siamo in congestione. Siamo all'interno di questo mega box lunghissimo che il mercato si trova in laterale. Vedete come neanche l'analisi l'altra volta non è andata neanche a buon segno alla fine. Togliamo tutto, siamo in una zona veramente troppo laterale, ribassista, dentro un box. Quindi un'espansione rialzista non c'è. Anche qui vale l'idea del daily. Guardate dove siamo sulla media a 100 periodi esponenziali. L'USD Yen chiuderlo dove? Ma me l'hai chiesto il webinar precedente, Giuseppe? 10384. Può darsi, un livello di pivot, adesso non lo so, dovrei andare a vedere. Infatti, trovo a vedere nell'altro grafico. Anzi, andiamo a vedere subito. Aspetta un attimino. Euro sterlina sul 4 ore, che avevamo questa analisi un po' fatta dai livelli. Vedete come è ripartita? Esattamente nel livello 2. Quindi 1, 2, adesso è ripartita. È stata una bella analisi. Prolunghiamo il canale. Guardate dove ha toccato il canale. Vedete che qui si può già dare per toccato. Andiamo a vedere se l'ho messo giusto. Basta alzarlo un attimino. Guardate dove l'ha toccato. Se io sposto esattamente sui minimi di questa candela, la sposto esattamente sul minimo di questa. Questo minimo. Se poco, 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 ok? Prendiamo questo massimo qui, logicamente, ok? Abbiamo un canale laterale. Attenzione all'euro dollaro che sta rompendo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, vedete che sta scendendo la parte alta da cui è partito una fase ciclica da qui. Quindi la fase temporale era questa. Vedete come si è spostato un po' di poco da qui il minimo, da qui. A qui vedete la parte di questa campana gaussiana, da questo il minimo riparte. Questo era il minimo, però rimane praticamente il minimo che c'è adesso. Sarebbe stato questo, riparte. Adesso siamo in una fase rialzista. Quindi a questo punto, se dovessi vedere come ci stiamo muovendo adesso, una rottura. Bravo Paolo, l'hai rispostato. Una rottura di questa zona alta. Mi chiamerebbe il grafico rialzista. Esattamente qui, una rottura di questa zona qui, grafico rialzista. Per l'euro sterlina rialzista, l'euro sterlina qui neutra però sopra la media mobile a 100 periodi e qui abbiamo anche un segnale rialzista a questa zona qui. 1, 0,90,83, 0,90,83, 0,90 e 83 sarebbe troppo alto. Però potrebbe essere già l'idea di andare in questa zona rialzista. Quindi anticiperei la zona short, la zona long da questa zona qui. Ok, adesso incomincio a dare i numeri perché dopo tante, come inverto le parole dopo 2 ore. Allora, quindi in questa situazione qui, rialzista per l'euro sterlina, quindi sterlina dollaro short. Ok? Infatti la sterlina dollaro che ha fatto la sua fase rialzista, adesso andiamo a vedere nel weekly, nel metodo fascia, quindi nel daily, intraday, scusate, vedete che incominciò a dare i numeri, a confondere. Allora, nella stellina d'oro, vedete che è tornata sotto il pivot, cercando la fase ribassista, quindi nell'H1 la candela che ha toccato il pivot sta tornando giù. Per il dollaro yen che mi hai chiesto, la situazione long, io ti avevo detto prima nel webinar precedente, però caricati pivot 104, ok? Più o meno questa è la zona dove dovresti fermarti. Certo può pagare di più, Giuseppe, però all'inizio se andavi bene perché mi dicevi che volevi prendere 10, 15, 20 pips, adesso incominci ad andare a target, poi ti vai a fissare nel target, che è sbagliato, non ti devi fissare.
mettiti una quota di 20 pips, 15 pips, e cerca di prendere quelli e portarli a casa. Poi i pivot a casa te li scrivi, se non ti porti il computer, in un fogliettino di carta ti scrivi il livello di pivot e ti porti il fogliettino a dove vai, te lo porti appresso, visto che nel telefono non puoi o nel tablet non puoi avere i pivot, no? Fino a quando non potrai permetterti un tablet della Surface che c'ha il Microsoft sopra, quindi, o comunque un tablet che abbia Microsoft sopra per mettervi la MetaTrader con i pivot e tutto il resto, ok? Quindi al limite ti li scrivi, da casa ti scrivi i livelli o ti vai in un sito online a cercare i livelli di pivot, scrivi su Google i livelli di pivot e ti vengono fuori anche i livelli di pivot, ok? Quindi non occorre neanche avere la MetaTrader appresso, ok? Quindi questa è la situazione, attenzione all'euro-dollaro, perché in questa fase ribassista, se incomincia a rompermi questo minimo, potrebbe crollare ulteriormente a queste zone. Quindi, per ritornare in una fase ribassista, il pivot è il target per questa operatività. Ok? Grazie a tutti per la partecipazione. Questo è stato un webinar abbastanza lungo, il secondo del lunedì. Basta, oggi non ne faccio più. Vi ringrazio per la partecipazione. A tutti chi è nuovo, che magari siete entrati anche dopo, vi lascio qui in chat il link del mio blog, ma non perché il mio blog vuole essere visto, che ne so io, perché lì c'è un tasto che si chiama Webinars. E dentro lì trovate tutti i link della settimana, tutti i link per seguirmi anche negli altri webinar intraday, dove facciamo live trading magari, no? Il primo, da lunedì al venerdì faccio sempre ogni mattina alle 9:15, 9:20 sono gli appuntamenti per i webinar. Quindi se chi ha piacere va e troverà. Non vendo niente, quindi non trovate niente in vendita sul blog. Grazie a tutti, ciao 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 ciao, ciao a tutti, buona giornata, ciao ciao, a presto.